Sì, necessario sicuramente approfondirlo nella scuola, anche perché l'età è molto Critica. delicata, esatto, ed è importante farlo a scuola nel modo giusto. Quindi secondo me le parole chiave sono mentalità aperta e sensibilità. Eccezionale. Addirittura. Sì, sono convintissimo. Che noi abbiamo una bambina al liceo, quindi capiamo perfettamente. Sì, è essenziale, direi, importantissimo. Io sono uno psicologo, quindi appoggio assolutamente questa iniziativa. Secondo me lo psicologo dovrebbe essere in ogni classe e in ogni istituto scolastico del Piemonte, in realtà d'Italia. Però sono assolutamente a favore di questa iniziativa, quindi bene così. I giovani d'oggi passano dagli impulsi all'azione, non conoscono, non c'è un'educazione sentimentale, non c'è un'alfabetizzazione sentimentale, per cui solitamente diciamo, molti psicoterapeuti, non tutti, hanno formulato una sorta di scaletta che va dall'impulso all'emozione al sentimento, che è il valore più alto che valorizza l'emozione. Ecco, secondo me lo spirito del nostro tempo è più improntato all'impulsività e quando va bene all'emozione. I sentimenti sono un po' trascurati. Questo qua è un progetto che bisogna attuare perché a volte nelle situazioni sentimentali si vede che tutti i ragazzi di oggi, anche di 3-4 anni in meno, fanno cose stupide, si lasciano ogni 2 secondi, fanno cose stupide, quindi un po' di educazione secondo me bisogna metterla. Quasi tutti si sentono solo sui social, alcuni non si vedono mai per tipo 3-4 anni, quindi secondo me è meglio trovatevi qualcuno vicino nella stessa città, conoscetevi, non usate tanti social, usate al massimo solo 2 messaggi al giorno e poi vi guardate, vi parlate a scuola o uno va a casa dell'altro. Sicuramente è un progetto interessante. Empatia anche verso gli altri un po' manca forse nell'era dei social.